Riparte il grande calcio europeo. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ritrova il palcoscenico europeo a 5 anni e mezzo di distanza. Era lo scorso 23 febbraio del 2017, era la Fiorentina di Paolo Sosa. Arrivò una sconfitta drammatica alla Franchi nel ritorno dei sedicesimi di finali di Europa League per mano della Borussia Mönchengladbach dopo il successo in terra tedesca 1-0 grazie alla punizione di Federico Bernardeschi dopo un doppio vantaggio sprecato da Franchi contro la formazione tedesca, una sconfitta davvero drammatica 4-2 per mano della Borussia Mönchengladbach. Ecco ragazzi, dopo l'esordio agrodolce in campionato domenica pomeriggio, sempre al Franchi, sempre davanti al pubblico amico contro la neopromossa, contro la Cremonese di Massimiliano Alvini che riabbracciava la massima serie a 26 anni di distanza dall'ultima volta dopo la vittoria arrivata ormai praticamente a tempo scaduto con l'errore, la papera clamorosa di Jonathan Radu al 96esimo sul cross del neo arrivato in maglia viola Rolando Mandragora. Ragazzi, è un'altra serata agrodolce per la viola di Vincenzo Italiano in questa nuova avventura in Europa Conference League. Quella Europa Conference League vinta a maggio dalla Roma di José Mourinho a Tirana contro il Feyenoord nell'atto conclusivo, nella finale che ha regalato il primo storico successo europeo per la formazione giallorossa. Grazie al timbro, grazie allo scavetto di Nicolò Zaniolo. Ragazzi, nella serata del Franchi un vantaggio arrivato dopo appena 2 minuti, firmato Nico Gonzalez, che era entrato all'85esimo solamente nella finale contro la Cremonese in questa prima uscita stagionale, aspettando il derby tutto toscano contro l'Empoli di Paolo Zanetti al Castellani. E aspettando ovviamente anche il ritorno che adesso diventa decisivo a Enschede, tra 7 giorni al Degroof West davanti a circa 30.000 persone, perché ci sarà il tutto esaurito nel match di ritorno con il punteggio ancora comunque molto aperto con entrambe le formazioni, sia la viola di Vincenzo Italiano sia il Twente di Ron Jans, che si giocheranno la qualificazione all'interno di questa doppia sfida, all'interno di questi 180 minuti, aspettando anche comunque una probabile anche, ma comunque possibile, prolungamento di questa doppia sfida con i tempi supplementari e semmai anche con i calci di rigore per decidere chi tra Fiorentina e Twente si qualificherà alla fase a gironi della seconda edizione dell'Europa Conference League. Viola avanti con il colpo di testa vincente di Nico Gonzalez dopo una bella accelerazione, dopo un bello scambio sulla destra da parte del duo sempre dinamico Cristiano Biraghi da una parte e Riccardo Sottil dall'altra. Il cross dell'ex nerazzurro, dell'ex terzino nerazzurro, il colpo di testa vincente a battere Anderstall per il gioiello argentino dopo le 33 presenze e 7 reti lo scorso anno. È una Fiorentina che preme, una Fiorentina che gioca un bel calcio, una Fiorentina che difende, che cerca di ripartire, che trova il gol del raddoppio con la scivolata vincente, con la zampata davvero bomber di Artur Cabral. 95 minuti a guardare l'esordio davvero incredibile di Luka Jovic.
domenica pomeriggio contro la Cremonese, Arthur Cabral, che dopo il lancio lungo di Biraghi, la corsa di Riccardo Sutil sulla sinistra, questa volta il cross teso all'interno dell'area di rigore per la zampata, per la scivolata vincente dell'ex attaccante del Basilea. 14 presenze, 2 reti, lo ricordiamo sicuramente, il timbro al Napoli lo scorso anno da Diego Armando Maradona. Twente che va vicinissimo al gol che riaprirebbe il match del Franchi su calcio di piazzato con Vlap al 40esimo, fa buona comunque guardia a Terracciano. Twente che però si rimette in partita e riapre il discorso qualificazione al minuto numero 65 con il neo-entrato Cerny che sfrutta comunque una bella azione, si inserisce in area e batte Terracciano per il gol del 2-1 finale. Quindi ragazzi, una serata storica, la serata in cui la Fiorentina riabbraccia il palcoscenico europeo, una serata agrodolce con un risultato che non chiude assolutamente il discorso qualificazione. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!